Il nome Motoclub Colleferro P. Cirilli è sempre stato sinonimo di garanzia. Si sapeva bene, dunque, già prima di partire, che la terza prova di Racing Quad a pochi passi da Roma sarebbe stata bellissima. Grazie all'impegno degli uomini del motoclub, ma anche dei tanti amici, in primis la famiglia Mastronardi, che hanno dato davvero una grossa mano nell'organizzazione. Sono circondato da un motoclub, da un nucleo di soci senza i quali il motoclub Colleferro non potrebbe ricevere tutti i complimenti che riceve. Quindi, diciamo, la nostra fortuna è averci un presidente che pensa e coordina, ma che ha la fortuna di avere un gruppo che lavora sodo, bene e capace, perché oramai siamo rodati. Insomma, sono dal 1997, sono 20 anni che organizziamo. Quindi, ben vengano i complimenti anche di questa gara. Una splendida pista lunga 1800 metri, disegnata in contropendenza, ed un paddock a ridosso della cittadina hanno accolto oltre 50 quad provenienti da tutta Italia e tre side by side che non hanno tradito la fiducia degli organizzatori e sono scesi nel Lazio per il loro secondo appuntamento di campionato. In una splendida giornata di caldo tropicale, il Racing Quad si è aperto con la classe degli automatici, i primi a scendere in pista e assaggiare sotto il controllo del cronometro la lunghezza e le difficoltà del tracciato. In gara 1 e in gara 2 Riccardo Poggi si è battuto in partenza con Massimo Bazzoffi, ma ha poi sempre guadagnato la prima posizione mantenendola indisturbato fino al traguardo. Sul gradino più alto del podio è salito appunto Poggi, seguito da Bazzoffi e Francesco Milana, che ora occupa la seconda posizione nella classifica tricolore. Di nuovo successo per Alessia Franzo in FA2, che ha sempre combattuto senza paura con gli avversari in sella motori più performanti e di maggiore cilindrata per tutto il giorno. Oggi è stata una bella gara, sono contento dei risultati che abbiamo portato oggi, quindi sono sempre dei punti importanti che portiamo al campionato, quindi devo ringraziare la squadra anche. E oggi la pista era bellissima, mi è piaciuto un sacco. E diciamo che alle prime due curve c'è stato un po' un attimo di bagarre, poi dopo sono riuscito a scappare via, alla fine. Tutta la gara me la sono giocata bene, sono stato lì attento, ho tenuto bene il quad, anche nell'area meccanici mi facevano segno di stare calmo, ma avevo sempre voglia di andare più veloce. E niente, sono contento dei risultati che abbiamo portato, quindi sono contento della giornata. Il trofeo assoluto, valido per la Coppa Italia, ha visto il cancelletto 11 piloti e in gara 1 Beatrice Grola ha bruciato tutti in partenza, portandosi al comando e restandoci per 3 giri, fino a che Federico Gatti, in fondo ad una discesa con curva, non ha tamponato la pilota a cui si è spento il quad. Gatti è passato al comando davanti ad Alessio Santi, con cui ha messo in scena una bella battaglia, mentre Stefano Sosta è riuscito a mantenere la terza posizione su Giusti. In gara 2 la bandiera rossa ferma la gara per una caduta in partenza che coinvolge Beatrice Grola. Per fortuna niente di grave per lei, anche se quando riprende la gara Beatrice non è in partenza. Sosta parte bene e battaglia da subito con Santi, che vuole a tutti i costi la vittoria e va in testa al terzo giro, mentre Giusti rinviene bene dalla quinta posizione e, giro dopo giro, conquista il secondo posto dietro Santi e davanti a Gatti. Sul podio Alessio Santi è primo davanti a Gatti e a Marco Giusti. Alessio Santi, la vittoria di oggi, bellissima naturalmente come sempre, non è stata così No, facile. ma infatti pensavo, alle prove è andato molto bene, invece in gara ho sofferto molto. Beh, hai trovato un Gatti, devo dire, in grande forma oggi. Sì, è stato bravissimo e complimenti a lui. Senti, era una pista molto particolare, bellissima da vedere, credo abbastanza impegnativa a livello di contropendenze e un filino polverosa. A parte la polvere è stato stupendo, organizzato tutto benissimo, bellissimo tutto. Pista bellissima, la polvere hanno fatto il massimo. La JF 250 conta 7 piloti al via, compresa la Stock, e Mattia Venturini, di nuovo, mette in cassaforte una vittoria da incorniciare. Parte davanti e ci resta in entrambe le gare, vincendo e decollando nella classifica dell'italiano. Alle sue spalle Paolo Bellante in gara 1 perde il contatto giro dopo giro, mentre Massimiliano Moro nella Stock mantiene un ritmo elevato nei primi 2 giri. Ma quando viene superato da Umberto Carona, decide che deve solo mantenere la posizione e vincere la sua categoria. Così avviene e in gara 2, di nuovo, Moro fin dalla partenza si assesta in quarta posizione assoluta. Il podio a fine giornata premia Venturini su Paolo Bellante e Umberto Carona, mentre nella Stock Moro batte Marta Gerotti e Tommaso Spagnolo.
Sì, la pista era molto lunga, però difficile non tanto, era più il motore che nelle salite ne risentiva parecchio. Però tu sei stato bravissimo, hai fatto la tua gara molto saggiamente, devo dire, non hai esagerato? No, sono andato tranquillo, ho fatto i primi due giri abbastanza forti, poi siccome di vantaggio ne avevo tanto, mi sono andato con calma. Gli UTV rappresentano il centro delle due batterie di gara, sono solo tre, tutti della UTV1, ma non per questo si risparmiano e Giampiero Bianchi, partito al comando, dopo aver conquistato il miglior tempo in qualifica, conduce la partita. Davide Righi, alle sue spalle, ha la meglio su Piero Mazzocchi e questo è il copione delle due gare e del podio di giornata. È stato spettacolare, la pista fatta giusta, l'organizzazione giusta, niente da dire. Peccato che, come sappiamo, tanta gente non è venuta per la strada, e ci saremmo divertiti di più, comunque è stato bellissimo. La FX4 si accende fin dai primi metri quando Silvano Grola e Rodolfo Salustri si toccano e si incastrano alla prima curva. Quando ripartono sono sesto Grola e ultimo Salustri e la gara vive sulla loro rimonta, mentre Davide Gigli agguanta la testa del gruppo e lo guida tallonato da Marco Giusti, anche questa volta impegnato in due categorie, che mantiene la posizione. Grola chiude terzo e Salustri quarto e quando riparte la seconda manche i due si scatenano. Grola va in testa e conduce il gioco, anche perché la tantissima polvere, nemica di tutti gli inseguitori, era inevitabilmente amica di ogni leader di ogni gruppo. Grola vince e Salustri è secondo, con Giusti terzo e Gigli quarto, e così sul podio di fine giornata il pilota del motoclub Sebino è primo su Giusti e Gigli. Sì, pian piano comincio a rosicargli un po' di punti a Salustri. Oggi la migliore prima manche ci siamo incastrati, però abbiamo recuperato e siamo tornati. Uno io davanti, lui dietro, bene o male, i punti così. La seconda manche sono partito primo, ho vinto, è andata bene, dai, primo di giornata è andata bene. Non ho fatto tantissimi chilometri per niente. Senti, ma ti piaceva questa pista? Molto bella la pista, veramente, un tracciato fantastico, il problema era la polvere, però se si partivi davanti andava bene. Sei i pulcini, anche questa volta suddivisi equamente fra cadetti ed esordienti. E per la prima volta quest'anno Andrea Zucca si gode una giornata all'insegna della serenità. Nessun problema al suo mezzo e vittoria in gara 1 e in gara 2. Conquista la cadetti su Marco Salustri, impegnato in due categorie per la prima volta, mentre Nicolò Moro, protagonista di un brutto volo in gara 2, se ne andava in ospedale per accertamenti. Gara 2 partiva senza di lui, anche se era già rientrato in buone condizioni al paddock, e la sfida stavolta si scatenava nella esordienti, con Giorgio Bellante e Daniele Ratti impegnati in un testa a testa davvero entusiasmante. Bellante per la prima volta torna a casa con la vittoria di giornata, battendo Ratti e Carlotta Moro. La FX e la FXF richiamano tutti a bordo pista e regalano al pubblico, accorso ad applaudire il suo beniamino Simone Mastronardi, un grande spettacolo. Ma come spesso accade, la sorte ci mette lo zampino e in gara 1 il romano si ritrova alle spalle di Paolo Galizzi e con una gomma stallonata. Costretto a fermarsi per cambiarla, quando riparte è nono, incastrato in una impenetrabile nuvola di polvere. Rimonta come possibile, mentre Mario Cinotti si porta al comando su Galizzi e Vincenzo Alercia, tallonato dall'aggressiva Carla Gamboni e da Marco Barbagli. Mastronardi chiude sesto, ma in gara 2, deciso più che mai a rimontare, si trova davanti una Lercia letteralmente scatenato, con Carla Gamboni in seconda posizione nelle prime curve dopo una partenza eccezionale. Alercia teneva testa al campione italiano e i due inanellavano una serie di giri veloci da togliere il respiro, arrivando all'1,55 di Mastronardi che nelle qualifiche non era andato oltre i 2 minuti e 4. Quando cominciano gli ultimi due giri, Mastronardi riesce a superare Alercia sul rettilineo del traguardo e da quel momento se ne va, mentre il quad di Alercia si ferma facendolo poi scivolare in ottava posizione. Sul podio Cinotti, secondo in gara 2 davanti al Barbagli, agguantava la sua prima vittoria della stagione su Mastronardi e Alercia, con Carla Gamboni prima della classifica femminile. Nella prima manche sono partito primo e poi per un mio errore che era bagnata la prima curva sono andato un po' esterno e Paolo mi ha sorpassato. Nel recupero, che di solito faccio sempre il gatto con il topo, che mi diverto un pochino,
Si è bucata la gomma, bucandosi la gomma ho dovuto rallentare molto e non avevo capito all'inizio cosa succedeva, pensavo che si stava rompendo la moto, poi ho capito che si era bucata la gomma e abbiamo cambiato al volo la gomma con papà e i meccanici e sono ripartito, penso ero tra gli ultimi e ho fatto un recupero a tutto quello che potevo fare ho spremuto il mio massimo. La prossima prova ora sarà in pieno luglio, il 23 per la precisione, a Monperone in provincia di Alessandria, con l'organizzazione del motoclub Valle Staffora.